Ragazze e ragazzi, signori e signore, amici, ragazzi in gamba in genere, a tutti voi un grande, grandissimo benvenuto ed un grande saluto. Oggi è una bella giornata perché si respira non solo l'aria di festa tipica delle nostre manifestazioni, ma anche un'aria di vittoria, perché questa rassegna è stata veramente una sorpresa. È partita in sordina, è partita con la filosofia del "ma ce la faremo", e invece ci ha riservato delle grandi belle sorprese che io non vi racconto per rubare il tempo alla bellezza dei vostri spettacoli, la nostra rassegna Ragazzi in Gamba, giunta quasi miracolosamente alla 53esima edizione. Li abbiamo conosciuti da 2 o 3 anni, abbiamo fatto immediatamente amicizia, ci siamo capiti al volo con i professori in particolare, ma anche con gli alunni. Ci siamo incontrati per caso una volta in quel di Taranto e abbiamo capito che si ragionava all'unisono, è sorto subito un feeling, una certa simpatia, in particolare con un ragazzo che ora ha smesso di studiare, ma non ha smesso di fare il ragazzo in gamba, e quindi quest'anno è tornato a guidare il gruppo del Polo Commerciale Pitagora di Taranto. Il tema di quest'anno è il ponte, per passare un ostacolo, un burrone, un precipizio, che è la crisi che stiamo vivendo. Abbiamo gettato un ponte per scavalcare queste difficoltà, però nel ponte bisogna camminare, e abbiamo detto che tutto sommato il cammino diventa più facile se si cammina e si canta. Ma quando è che si canta? Si canta quando abbiamo dentro qualcosa di tanto bello, di tanto grande, per cui le parole non bastano ad esprimere questa meraviglia e questo mistero. Allora si canta. Questo concetto l'ho preso in prestito, non è mio, l'ho preso in prestito a Sant'Agostino, il quale dice: cammina e canta. Questo è un po' lo slogan di questa edizione: cammina sul ponte e canta. Ed allora vi presento questo spettacolo dal titolo che sembra fatto apposta per il tema che trattiamo: quando le parole non bastano. Quando le parole non bastano, che cosa si fa? Si canta, si suona, come avviene grazie al Polo Commerciale Pitagora di Taranto. Quando le parole non bastano. Highway run into the night.
Buonasera a tutti. Abbiamo voluto iniziare questo nostro breve spettacolo con il brano Faithfully, cantato da Ludovica e Simone, perché quello è il senso di quello che vogliamo proporvi, è che solo uniti, tutti insieme, è possibile abbattere pregiudizi e divisioni. Dobbiamo però credere, veramente, che un mondo migliore sia possibile. È l'unica condizione indispensabile. Solidarietà, condivisione, tolleranza, accoglienza sono troppo spesso solo parole che sentiamo, ma che ci lasciano indifferenti perché non abbiamo tempo, perché non ci riguardano, perché ci scomodano nelle nostre giornate comode e sicure. Indifferenza si taglia a fette. E mentre noi ci divertiamo o ce la prendiamo per sciocchezze, c'è chi bussa alla nostra porta, che scoccia dura. Bob Marley cantava: solo noi stessi possiamo liberare le nostre menti, mentre tanti stanno da parte a guardare. Tu aiutaci a cantare canti di libertà. Redemption Song, cantano Ludovica e Valentina, accompagnati da Giulio Corsini e Gianluca Palmieri. È vero, 25 anni fa è caduto il muro di Berlino, ma quanti muri ancora crescono proprio intorno a noi e non puoi dire che non ne sai niente. Restare fermi alla finestra non è possibile, perché ci vuole una risposta.
Prova a spalancare bene gli occhi e a guardarti attorno e scoprirai tanti razzismi nascosti dietro false scuse ed ipocrisia. È quello che ci invitano a fare con la danza Giulia, Claudia, Carlotta, Sara, Elisabetta e Fabrizia, che saranno guidate dalla coreografa Giulia Ferrarese. Questa fantastica performance. Tolgono l'aria al mondo e allora non accettiamo la logica della paura, ma con coraggio diamo il benvenuto a coloro che si affacciano nella nostra giornata. Scopriremo così che ogni giorno è meraviglioso ed ogni persona è bellissima. Beautiful, cantano Valentina e Claudia. Benvenuto per la voce di Elisa e Ludovica. Close Your Eyes, eseguita da Fabiana e sarà accompagnata la chitarra da Giuseppe Dostuni. Thank you.
Tempo di speranza che si fa realtà, tempo di coraggio e di fantasia per ridare al mondo un po' di significato. Immagina che non ci siano più odi e rancori, più gente che muore ai margini delle strade o nella solitudine di un ospizio, più ragazzi traditi nei loro sogni, più distinzioni tra un uomo e l'altro. Imagine, cantano Claudia e Valentina accompagnate dai ragazzi del nostro complesso. Giulio. E poi? Orsino. Sei spettacolare, Giulio.
Questo è un bandito che si nasconde, sai come ti chiami tu? Daniele. Come? Daniele. Invece abbiamo pure la tromba, c'è un applauso forte alla tromba, per favore. La tromba secondo me è uno degli strumenti più difficili da suonare. Però, secondo me, posso provare una volta. Vediamo. Un applauso a questa. Non è partito l'applauso, ma abbiamo vinto. No, non è un sogno o un'utopia, è una speranza. La speranza è di una nuova civiltà che si fa compagnia ad ogni vita che vuole buttarsi via. Tornano le nostre ragazze del ballo con una performance molto significativa. Prego. Siamo tutti diversi, non c'è bisogno di vergognarsi, siamo tutti persone meravigliose. Riddle About It, cantano Ludovica e Dente. Stay, per l'esecuzione di Valentina e Fabiana. E a seguire un terzo mix di ballo. Got the words to change a nation by your mind.
Scusa un attimo, come ti chiami tu? Fabrizia. Tu? Carlotta. Claudia. Sara. Elisabetta. Giulia. E chi è la vostra insegnante? Giulia. Scusa, e tu come hai di cognome? Ferrarisa. E l'insegnante? Ferrarisa. Ma qui sei tu? No, sono io. Un applauso alle ragazze. Giovani che affrontano la realtà, che non hanno paura della verità, che tracciano nuovi solchi di umanità. Questi sono i veri campioni di una corsa che si chiama vita, che non è un cammino tutto rose e fiori, ma è una sfida e noi non la perderemo, perché siamo i veri campioni del mondo. Salutandovi, a conclusione di questo nostro piccolo spettacolo, We Are The Champions, canta Simone accompagnato dai ragazzi della band. A tutti, arrivederci e grazie da Vanessa, Pasquale e Anna. Un applauso più forte per i presentatori, Pasquale Sant'Angelo, Vanessa Nicoli e l'altra era Anna Delfino, non la ricordavo neanche, scusate. Time after time.
ognuno presenta secondo la propria età e il proprio stile. Animatore, regista, ma soprattutto entusiasta, Simone. Ragazzi, tutti avanti qui con me, permettete la chiusura del sipario, grandissima velocità. Alcune veloci connotazioni e caratteristiche positive di questo spettacolo. Prima, è il terzo anno che vi vedo e mi sembra di vedere una notevole crescita dal punto di vista strettamente artistico. Seconda, sono artista, sono adesso. La seconda, Simone acquista sempre più personalità, come personalità l'ha acquisita, e ce ne siamo accorti, anche il batterista. Ah! Terza, a proposito di Simone, dobbiamo dire che Simone si è diplomato e già l'anno scorso manifestava il rammarico, ma come farò quando avrò finito di fare questa scuola, quando mi sono preso il diploma, come farò a venire ragazzi in gamba? E noi si può desistere dalla scuola, si può finire la scuola, ci si può diplomare, laureare, eccetera, ma dai ragazzi in gamba non si può venire via. È successo anche a persone più illustri, anche a presidi, hanno smesso di fare i presidi, sono andati in pensione, ma hanno continuato ad organizzare i ragazzi in gamba. Questo perché significa qualcosa che io non voglio neanche spiegare, perché lo si capisce. Terza cosa, questi ragazzi, a loro modo, nella loro maniera, nel loro linguaggio, ci hanno manifestato alcune cose che sono vere, ma direi che soprattutto che sono buone. Le ho segnate alcune. Hanno affrontato il problema emergente della globalizzazione. Hanno detto che Hitler, intendendo per Hitler il male, non è morto, ma c'è ancora, vive, a volte prospera anche. E ci hanno detto l'importanza del rispetto di tutti, l'importanza della diversità, la bellezza anzi della diversità, e poi ancora la libertà, il valore della vera libertà della persona. Su tutto questo che cosa è emerso? Se dovessi dire in una sola parola i valori che questi ragazzi ci hanno presentato tramite la canzone, tramite la danza, tramite le frasi che sono state proiettate sullo schermo, io dovrei riassumere in una parola sola e direi dignità della persona. Questi ragazzi hanno cantato, danzato per noi la dignità della persona e per questo li ringraziamo. E ci sono state ora non si può intervistare tutti perché chiaramente il tempo non ce lo permette, anzi il tempo siamo già molto indietro, ma c'è una ragazza che è degna di una particolare ha cantato e canta molto bene. Ma lo lasciamo parlare? Allora, il tuo nome? Ludovica. Ludovica, classe? Brava! E come vai a scuola? Brava! Avete parlato di rispetto e dignità della persona, ragazzi. Hai capito? E un'altra cosa, hai cantato altre volte? Vai a scuola di canto? No, tutto così spontaneamente.
hai cantato in queste occasioni tramite la scuola Pitagora? La prima volta, cioè ora è la prima volta che canti. Signore, abbiamo dovuto al battesimo e siamo contenti. E tutte le persone che teniamo a battesimo come ragazzi in gamba, di solito, non dico che fanno carriera, perché non vogliamo essere la fucina di artisti in carriera, ma vogliamo far innamorare, come diciamo noi, di quella bellezza che salva. E forse anche con lei ci siamo riusciti. Grazie ragazzi. Simone, mi raccomando, continua. Va bene, continuate ragazzi. E un applauso alle professoresse. Bravo! Che hanno dimostrato una grande fedeltà ai ragazzi in gamba. E il presentatore mi precisa e mi dice: bisogna ringraziare le insegnanti perché sono brave, perché insegnano bene, senz'altro. Per la pazienza, mi ha detto il presentatore, e io credo che sia profondamente vero. Grazie, 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 grazie. Bene, ora sapete ragazzi come funziona. Mi raccomando, ritornate nelle vostre postazioni e seguite tutti gli altri spettacoli. Bene, una foto e poi dobbiamo andare via. Dobbiamo andare via, viva la Pitagora! Noi siamo i soliti, quelli così. Siamo i difficili, fatti così. Noi siamo quelli delle illusioni, delle grandi passioni. Noi siamo quelli che vedete qui. Abbiamo frequentato delle pericolose abitudini e siamo vivi quasi per miracolo grazie agli interruttori. Noi siamo liberi, liberi.